passiamo dalla grafica pubblicitaria, quindi la grafica realizzata per le aziende, quindi con la finalità, obiettivo di aumentare le vendite e imporre in questo caso la propria immagine, a invece un discorso un pochino più, respiriamo un po' più di arte. Che bella immagine. Sei rassicurantissima. Ti lascio la parola, grazie Rossana. Buonasera a tutti, sono Rossana Occhiocupo, sono una digital artist, il che vuol dire che io creo le mie illustrazioni e ritratti realistici esclusivamente con il digital painting. Riesco ad andare avanti con la freccia? Anziché... ok, perfetto. Digital painting, che non è altro se non la pittura fatta digitale, quindi fatta attraverso... ce la faccio? Ok, a cosa serve? Serve quindi per disegnare e dipingere esclusivamente con hardware e software, quindi non più con il disegno classico, quindi analogico, foglio di carta e matita, ma bensì un computer insieme a una tavoletta grafica. Qui rappresentati ci sono gli hardware che io uso, quindi c'è un Mac 24 pollici della Apple, insieme alla tavoletta grafica della Wacom, in questo caso Bamboo. Sono anni che io ce li ho. 11 anni al mio Mac, 8 anni alla mia tavoletta grafica, non mi hanno ancora abbandonato, sono lì con me a lavorare. Ce la facciamo. Oltre all'hardware si usa il software, un software che ci aiuta a simulare perfettamente quello che sono le tecniche e le texture che io vado a usare per il disegno classico. In questo caso il più utilizzato è Photoshop. Photoshop perché in più, oltre a ricreare esattamente gli strumenti che si usano nell'arte classica, mi aiuta anche con dei filtri e alcuni effetti. Ad esempio, Photoshop, rispetto al disegno classico, ci fa lavorare con quelli che si chiamano livelli. Io col disegno classico ho un solo livello, che è il foglio di carta, quindi sono io a decidere cosa devo colorare prima, cosa va sovrapposto all'altro. Invece con Photoshop mi creo dei livelli. Ad esempio, devo essere un po' più dura con i tasti, in questa immagine abbiamo già due livelli, che è quello dello sfondo e quello della geisha. Ma anche la geisha stessa è fatta su livelli, perché mi vado a ricreare una composizione lavoro un po' più semplice. Ci sono livelli per i fiori che lei ha in testa, per l'acconciatura dei capelli, per il fermaglio e anche soprattutto per il kimono, perché vedete che è più strati. Livelli che ci aiutano a semplificarci la vita, perché io posso lavorare su ognuno di loro in maniera indipendente, ovviamente devo decidere cosa va sopra e cosa va sotto, e in più se devo fare delle correzioni su un solo particolare, posso farlo in maniera tranquilla senza dover poi andare a toccare gli altri livelli. Per i filtri, ci sono filtri fotografici in Photoshop, come anche altri tipi di filtri artistici, ad esempio effetto acquerello, acrilico, oppure carta bagnata rispetto poi alla texture che voi volete avere. E ritornando sempre all'esempio di prima, lo sfondo sottostante è un'immagine di stock che ho deciso di filtrare con un effetto acquerello per dare un po' la sensazione di disegno. Potevo anche lasciarlo normale, senza andarlo a ritoccare, perché c'è anche la tecnica mista nel disegno classico, quindi potevo lasciarlo così com'era, ma ho deciso comunque di cambiare. Photoshop ci permette anche di ricreare i pennelli, quindi anche strumenti che noi andiamo a utilizzare col disegno classico, che può essere semplicemente una matita, un gessetto, un carboncino, e anche i pennelli stessi. Io ho la scelta con pennelli a punta tonda, a punta piatta, squadrata, e in più anche la tecnica di disegno, quindi acquerello, acrilico, colore a olio, tutto quello che voglio. Tra l'altro la comodità è nel scaricare anche pennelli da internet, se io non ne ho in dotazione, li posso scaricare e riportare su Photoshop e da lì poi posso fare quello che voglio. Per quanto riguarda la texture, qui parliamo di superficie su cui lavorare, quindi mi può ricreare non solo il semplice foglio A4 liscio, ma anche un foglio buccia d'arancia, una tela, un telo di cotone, qualsiasi cosa vogliamo. Eccoci. Ad esempio, con questo ritratto ho scelto un pennello a punta tonda e sfumata con una dimensione molto ridotta per ricreare
per rendere realistici i capelli, ovviamente scegliendo anche dei colori adatti, che siano dai più chiari per le luci ai più scuri per le ombre, e quindi avere tridimensionalità. Photoshop ci dà anche tantissimi campioni colore. Abbiamo una scelta di colori davvero esorbitante su Photoshop. Li possiamo anche cambiare come vogliamo, in base poi alle sfumature, ma la cosa più comoda è che Photoshop ci permette anche di ricreare una cartella colori appositamente, ad esempio, per un personaggio che andiamo a ricreare per una serie di tavole illustrate. Ad esempio, in questa tavola, è una di una serie di 40 tavole che ho dovuto fare per una cliente canadese che me l'ha chiesti per una fanfiction. Lei voleva che ad ogni fine capitolo ci fosse una tavola illustrata, e questo personaggio si andava a ripetere in più di un'occasione. E quindi, per facilitarmi il lavoro, su quel personaggio ho creato una cartella di colori campione, ma per comunque le zone un po' più frequenti, quindi ad esempio i capelli, la pelle, il colore degli occhi, insieme anche alle sfumature che io andavo a usare per quei determinati tipi di colore. Quindi mi andavo a risolvere un po' il problema avendo questa cartella apposita sui colori di questo personaggio. Poi ovviamente i vestiti cambiano in base all'occasione. Perché è importante imparare il digital painting? Possiamo chiamarla arte moderna in un certo senso, no? Quindi non c'è più solo l'analogico, ma anche il digitale. Tra l'altro, ce la faremo oggi, domani? Tra l'altro, con il digital painting otteniamo quella che si chiama, sembra uno scioglilingua, digitalizzazione dei contenuti. Che vuol dire? Se io comincio a disegnare con il digital painting, quindi con Photoshop, ottengo già delle immagini che sono fatte di pixel. Quindi io devo decidere già dall'inizio bene quale deve essere il formato del mio lavoro, e in base a questo cominciare a lavorare. Una volta che il mio lavoro deve essere stampato anche su superfici molto più grandi rispetto a quelle con cui ho lavorato, oppure devo andarle a pubblicare direttamente su internet online, che sia pubblicato grande o piccolo non perderà mai di risoluzione, sarà sempre perfetto così com'è, cosa che invece non accade purtroppo con l'analogico. Io posso andare a portare il mio disegno analogico su internet, ma una volta che lo vado a portare su Photoshop perde di risoluzione, qualcosa sempre non andrà bene, uno sarà su un unico livello, il che vuol dire che se io devo fare delle correzioni non le potrò fare perché sarà su un unico livello, quindi vorrà dire che dovrò fare tutto il lavoro da capo. Se devo mettere un filtro fotografico, lo metterò su tutta la superficie, non su alcuni punti, e anche di risoluzione poi andrà a perdere. Quindi se lo vado a ingrandire, come si dice in gergo, sgrana, e quindi è brutto da vedere. Il vettoriale lo andiamo a creare soprattutto con Illustrator. Illustrator proprio ragiona con il vettoriale. Sì, dipende poi, ecco, Photoshop riesce comunque a lavorare anche con superfici più grandi direttamente, però ovviamente anche poi il computer, la macchina farà comunque fatica poi una volta, però se riusciamo a, ovviamente sempre dall'inizio bisogna sapere dove bisogna arrivare con le misure, però comunque riusciamo ad ottenere un buon lavoro rispetto a quello che è l'analogico. Io se voglio mettere dei miei disegni a mano su internet ovviamente devo fare attenzione poi alla grandezza dell'immagine che vado a dare, perché altrimenti farò solo brutte figure. Non si capirà bene che cos'è. Che ho combinato? Ah, eccoci qua. Credo che farò come Giuseppe, andrò con le frecce. Proprio per il fatto che, come ho detto prima, il digital painting può essere considerato arte moderna, io sono dell'idea che debba essere integrato anche proprio come materia artistica negli istituti d'arte e nei licei artistici. Io stessa ho frequentato il liceo artistico, mi sono diplomata 20 anni fa, e quindi all'epoca ovviamente questo tipo di disegno non c'era. Adesso fare carte false per averlo. Perché personalmente io ho avuto un'esperienza un po' traballante con il digital painting. Perché l'ho scoperto 8 anni fa. 8 anni fa non c'erano tutorial, non c'era assolutamente niente. Io l'ho scoperto semplicemente così su internet, ma solo come dicitura,
Ma se andavo su YouTube a cercare tutorial digital painting, tabula rasa, non c'era niente. Trovavo solo i fantomatici speed painting, non so se qualcuno di voi è capitato in questi tipi di video. Praticamente l'artista in questione, non so se per farsi lo splendido a sto punto, pubblica la propria creazione del disegno, quindi fa un video sulla lavorazione del disegno, ovviamente lavorazione che può durare 1 o 2 ore, non può farlo durare ovviamente questo lasso di tempo su YouTube, e quindi velocizza il video alla massima potenza, lo fa durare 5-10 minuti e tu rimani, beh, perché non si capisce niente. Si vede questa freccettina di mouse che va a destra e sinistra, sopra e sotto, pigia 800 pulsanti tra pennelli, effetti, flussi, opacità, e tu dici, ma che devo fare? E quindi ho detto, va bene, facciamo così, proviamo da soli. Mesi e mesi e mesi e mesi, alla fine sono riuscita ad arrivare a una soluzione un po' decente. La prima immagine, 2011, il primo risultato dopo mesi di prova. Ero soddisfatta, ma non troppo, perché avendo cominciato con il disegno realistico, ad esempio i capelli non li ritenevo abbastanza particolareggiati. Quindi ho detto, va bene, continuiamo, vediamo cosa possiamo fare. E da lì sono arrivata l'anno dopo a un risultato un po' decente. Abbiamo già i capelli più dettagliati, quindi ero riuscita a capire bene come utilizzare il pennello per i capelli. Ovviamente anche per i ritratti è tutto su livelli. La stessa cosa anche i capelli, ad esempio della seconda immagine, sono almeno 3-4 livelli. E soprattutto quando faccio disegno realistico, mi fanno impazzire tantissimo le immagini che hanno uno stacco tra luce e ombra molto definito, perché è bello poi creare tridimensionalità attraverso i particolari, come ad esempio la terza immagine. Io creo profondità solo attraverso il dettaglio dei denti che si intravedono nella bocca e 3 puntini bianchi che ci sono negli occhi, e quindi già quello può servire. Quindi anche stringere, fare in modo di avere anche un solo particolare o 2 particolari aiuta. Nel caso dei ritratti, anche lì comunque uso i filtri che mi può fornire Photoshop. Ad esempio io, per dare una parvenza di fotografia, prima sfumo tutta l'immagine finita, una sfumatura veramente leggera, e dopo metto l'effetto disturbo, che è un effetto che è come se fossero piccoli pixel colorati sull'immagine. Ovviamente poi bisogna decidere che gradazione dare. Sono tornata indietro. Anch'io lavoro con Mac, quindi scusate i PC proprio. Ok. Questa invece è completamente diversa come immagine. Qui abbiamo lavorato con il vettoriale. Mentre con l'immagine della geisha, lì ho preferito tenere in bella vista proprio la matita, perché io quando comincio i lavori non faccio come molti artisti che cominciano il layout direttamente su Photoshop. Io sono un po' all'antica. Preferisco avere la gestione del disegno iniziale a mano, quindi lo faccio sempre a matita su foglio di carta, lucido con la tavola luminosa, e poi lo vado a scansionare. Ovviamente poi ripulisco anche la scansione perché è sporca, e da lì poi, se serve, ripasso oppure lascio a matita. Qui ho ripassato il disegno, ho dato più un effetto un po' di anime, no? Di cartone animato, e quindi di conseguenza anche le ombreggiature sono più nette e dettagliate. Proprio per la mia esperienza in un certo qual modo un po' disastrosa con il digital painting inizialmente, perché non trovavo nessuno che mi aiutasse, Emotion School ha deciso di inserire il digital painting nei propri corsi di grafica online. Quindi mi ha chiesto di poter dare una mano a chi come me si è trovato nella stessa situazione, perché tuttora non si trova quasi niente. Perlomeno su YouTube ci sono artisti che danno un piccolo input, tipo ecco 3 tecniche per colorare, però se tu non mi dai una partenza, io che faccio? Niente. E quindi ha deciso di inserire il digital painting come corso di grafica, corso che si compone in 2 soluzioni. Il primo è digital painting con tavoletta grafica annessa, quindi ovviamente per i neofiti che proprio cominciano questo percorso. L'altra invece è digital painting senza tavoletta grafica, quindi per chi già
ne ha acquistata una ma non sa come partire. E quindi, insomma, questo è tutto. Spero di essere stata abbastanza esaustiva, scusate l'emozione, ma è il mio primo convegno, quindi perdonatemi. Grazie, grazie. Poi ovviamente qui ci sono dei link su cui potete contattarmi. Il primo è di Telegram, non so se qualcuno di voi conosce Telegram, è un'applicazione chat che è mille volte meglio di WhatsApp, quindi l'indirizzo e il link è quello, t.me/rostanocchiocupo, e sotto c'è la mia email qualora nel caso mi vorreste contattare. Mi faccio un po' di pubblicità. Finito. Sì, sì, ho già ringraziato, sono stati molto gentili, forse anche noiosa sono stata, però. Grazie. Un po' tremolante, ecco. Grazie, lo so. Domande? Hai chiesto se qualcuno vuole farti qualche domanda? Tu dici prima scappo meglio. Forse è meglio, sì. No, però se c'è qualche... La signora è molto presa. Grande. Sì. Ecco, me lo può chiarire un attimino? Ecco, purtroppo non ho creato anche una GIF per far capire bene come funzionavano i livelli, però purtroppo non ho potuto utilizzare. Allora, quando io disegno nella maniera classica, quindi comincio con lo schizzo a matita, devo colorare. Io, ad esempio, ho i capelli che vanno a finire sulle spalle. Quindi che cosa devo fare? Devo colorare prima quello che c'è sotto. Perché se ad esempio come con gli acquerelli devo andare poi a colorare, devo fare attenzione che non vada poi a sbavare nella superficie che non devo assolutamente colorare, o perlomeno per non farlo devo aspettare che asciughi. Con i livelli invece io non mi devo preoccupare di niente, perché ho il mio disegno iniziale, quindi il layout, e se devo cominciare con i capelli, a parte che anche lì comunque devo capire cosa va sopra e cosa va sotto, perché ad esempio ce la facciamo. Forse è meglio che vado su con... Eccoci qua. Che c'era questo, perché su questo avevo preparato la bella GIF. Ad esempio, su questo disegno, la coroncina di fiori che la geisha ha in testa è fatta di almeno 4-5 livelli. Perché ci sono fiori che sono sopra e fiori che sono sotto altri fiori. Quindi per evitare di fare, come si dice, un macello. Perché io potrei anche disegnare con un solo livello, colorare con un solo livello, ma farei solo un casino. Quindi mi vado a facilitare il lavoro creando più livelli. La stessa cosa per l'acconciatura, ne sono 5 di livelli, perché c'è quella sotto, le due laterali, e poi la parte dello chignon c'è sopra e sotto. Proprio di lavorazione, cioè come se io vado a creare un altro foglio ancora, come si usava comunque con le stampe di una volta, come si usa adesso tuttora anche in Giappone, si usa stampare nella vecchia maniera, fanno così. Ci sono tante, come si può dire, delle tavolette di legno intagliate, ognuna di loro ha un disegno sopra, che poi si va a colorare, si poggia il foglio sopra, si passa una spatola di modo che il colore si attacchi al foglio e si passa alla versione successiva. Quindi si prende un'altra tavoletta intagliata che farà un altro livello ancora, di nuovo si colora e si passa con la stessa cosa. Quindi anche poi è comodo perché se io ad esempio devo cambiare il colore del fermaglio, lo posso fare senza andare poi a toccare tutto il resto. Se fosse su un solo livello non lo potrei fare. E invece con più livelli lo posso fare, posso effettarlo, posso fare qualsiasi cosa, cancellarlo. Grazie a lei. Quali professioni, cosa può fare una persona nel momento in cui riesce a mostrare la sua arte attraverso il digitale? Allora, principalmente va bene illustrazione, come ho fatto vedere, ritratto realistico, come può essere anche il fumetto, il cartone animato, proprio sono quelli più gettonati in un certo senso. Ma il digital painting può essere usato anche per il web, per la grafica pubblicitaria, insomma tutto quello che è arte visiva, le pubblicità, il cinema, un po' dovunque insomma troviamo il digital painting. Quindi ecco, era solo questo quello che avevo dimenticato, perché effettivamente uno dice, vabbè, lo imparo e poi che faccio? Me lo tengo per me. E invece no, ci sono sbocchi lavorativi sempre nell'arte visiva comunque.